Amici di Volley News, benvenuti a Palazzo Guanni, dove questa sera il Bisonte Azzurra Firenze ha trascinato la Savino del Bene al tie break, sfiorando anche l'impresa. Siamo qui con Lia Malinov, che ringraziamo. Ciao Lia. Ciao. Allora Lia, io ti devo dire, io avevo votato per te come MVP, perché insomma oggi abbiamo visto che hai fatto girare la squadra molto bene. Secondo me hai fatto un'ottima prestazione. Purtroppo con questo scandicci non è bastata. Sì, peccato, perché non era facile, non era scontato innanzitutto arrivare al quinto set. Siamo state brave contro queste squadre, bisogna tenere sull'acceleratore dall'inizio alla fine. Appena mogliamo ovviamente si fa fatica. Penso che comunque ci sono state tante belle cose che devono farci prendere, come si dice, consapevolezza delle nostre potenzialità e da sfruttarle adesso per questa parte finale che ci rimane. Sì, appunto, ricordiamo che adesso c'è la qualificazione alla Challenge, vi giocate le vostre carte alla grande, specialmente se con prestazioni come quelle di stasera. Facciamo fantavolley, tu avessi potuto prendere una giocatrice avversaria, chi avresti preso? Ma penso la Zu, perché è una giocatrice che fa veramente la differenza, dà molto equilibrio e penso che sicuramente è un punto di riferimento molto importante. Ok, grazie a Lia, un saluto amici di Volley. Ciao.